Ciao a tutti, amici di Meraviglie di Imperia e dintorni, e benvenuti in questo nostro primo documentario, che, come avrete intuito, è dedicato al paese di Benissimo. Il nostro viaggio quindi inizia proprio da qui, dalla strada che da Dolcedo sale verso Ligure. E la cosa che più di tutte stupisce salendo è proprio la dimensione di questa vita. Si tratta infatti di una manciata di casupole arroccate sopra una collina. Passando su questa strada, tuttavia, la nostra attenzione viene subito catturata da questi stemmi di murales, che ci fanno intuire che c'è qualcosa di straordinario. Ma che cosa si sa di Benissimo, della sua storia, delle sue tradizioni? Beh, questo lo chiediamo a un contadino molto speciale che abita qui, Natalino Tringhieri. Buonasera Natalino. Ciao. Allora, ti hanno definito un contadino letterato, un agricoltore con la passione per la tradizione e la letteratura locale. Da quanti anni sei qua a Benissimo e soprattutto da dove nasce questa tua passione per la cultura dei nostri luoghi? Ma innanzitutto appunto mi lusinga il fatto che mi abbiano definito contadino letterato. Per quello che riguarda, diciamo, la mia permanenza qui a Benissimo, io sono nato qui, sono uno degli ultimi fatti in casa qui a Benissimo, e la mia famiglia si divide tra Benissimo e Tringhieri. Ho fatto delle ricerche e ho trovato che la mia famiglia è di qui da almeno 6-7 generazioni. E sono risalito fino al 1730 e ho trovato che veramente ho delle radici profonde qui, e quindi questo spiega anche questa mia passione per questo posto, che mi ha visto nascere, crescere e prosperare le generazioni della mia famiglia che mi hanno preceduto. Parlando quindi del paese di Benissimo, si sa come nasce questo paese? Ci sono informazioni sulla sua fondazione o sulla sua storia? E pur non essendo un paese così storicamente così antico, stranamente non ci sono delle notizie certe sulla fondazione del paese di Benissimo. Quasi certamente, siccome nella piazza del paese, sul frontale della chiesa vecchia, c'è una lapide che parla dell'inizio dell'Ottocento e che parla di una borgata Villaro, che ancora oggi esiste qui nel paese di Benissimo, una parte del paese che si chiama Villaro, è quasi sicuro che il paese inizialmente si chiamasse Villaro. E poi quasi sicuramente anche questo, ma non è certo, abbia preso il nome dalla famiglia Bellissima, che era la famiglia, diciamo, più importante, la famiglia più ricca, più abbiente del paese, che ha quella bellissima casa dietro la vecchia chiesa e con attiguo quel bellissimo giardino che noi ogni anno adesso sfruttiamo come associazione per questa rassegna Quando la natura diventa ante. E diciamo appunto quindi che il paese ha preso nome dalla famiglia Bellissima. Come nasce la tradizione dei Balui a Benissimo? Se non sbaglio c'è scritto addirittura un libro su questa tradizione. Sì, io insieme con mia moglie, la quale condivido ogni cosa, il primo libro che abbiamo scritto per esempio si intitola Il rissoso pettirosso e gli altri. E l'altro lavoro è stato questo, sulle mongolfiere. Esiste in Italia un'associazione che si chiama ARIA, Associazione Realizzatori Italiani Aerostat, che ha sede a Civitella del Tronto, che è un paesino dell'Abruzzo. Questa associazione ha una piccola rivista, noi ci siamo associati a questa associazione e riceviamo regolarmente questa rivista, e su questa rivista si dice appunto che patria delle mongolfiere di carta è il centro-sud Italia, dimenticando questa zona della Liguria che stranamente, non si capisce perché, no, soprattutto la provincia di Imperi, anche marginalmente anche la provincia di Savona, abbiamo trovato anche nella vicina Andola, eccetera, o nella parte della provincia di Savona che confina con l'Imperi, abbiamo trovato anche lì una tradizione delle mongolfiere. Non si sa bene come siano arrivate queste mongolfiere qui. Noi abbiamo fatto una ricerca molto articolata che ci ha impegnato alcuni anni, diciamo,
da San Bartolomeo al mare fino a Ventimiglia, fino a Triora. E abbiamo parlato con le persone anziane, abbiamo cercato vecchie fotografie, abbiamo fatto interviste e abbiamo visto che in ogni paese c'era un costruttore e lanciatore esperto di mongolfiere, e siccome noi questa tradizione ce l'avevamo qui in paese e non è mai morta, nel senso che questo mio zio, che era del 1904, ha passato poi dopo la mano a Renzo Rengo, che è del 1940, e praticamente la tradizione delle mongolfiere qui da noi non è mai stata abbandonata. E poi 25-30 anni fa noi abbiamo pensato appunto di caratterizzare proprio il paese, perché abbiamo visto che bisognava darci una caratterizzazione. E così come Mangoria si è caratterizzata per le porte di Pinte, Ceriana per il canto corale, molti paesi si sono dati proprio una caratterizzazione specifica, e noi abbiamo pensato che fosse giusto caratterizzarci per le mongolfiere e per appunto dimostrare come questa tradizione fosse veramente radicata sul territorio e noi fossimo, insieme con Vasi, agli ultimi paladini di questa tradizione. Con Pierangela ci siamo messi all'opera per scrivere questo testo, e è venuto fuori un testo abbastanza ben riuscito. Pensiamo adesso addirittura a una ristampa, perché il testo è andato bene, è piaciuto. I vicini storici sulle mongolfiere, pare addirittura che le mongolfiere siano state inventate, come tantissime altre cose, dai cinesi. In effetti ancora oggi c'è una forma di mongolfiera molto piccola che viene addirittura commercializzata. Hanno all'interno una pastiglia tipo la meta, quella che si usa per far partire il fuoco del camino, la diavolina per intenderci. Noi, le mongolfiere grandi, siamo riusciti, Renzo Rengo è riuscito, unendo la tecnologia, la tradizione, è riuscito a trovare un sistema. Noi le gonfiamo di aria calda, poi le chiudiamo al fondo, non sono più fatte con la carta velina ma col cartene, perché la carta velina l'aria traspira verso l'esterno, invece col cartene rimane più all'interno, e quindi riusciamo a lanciarle in sicurezza, nel senso che lanciare oggi una mongolfiera con il fuoco all'interno potrebbe diventare, a parte che è vietato, ma potrebbe veramente generare, poi il lancio potrebbe degenerare in un incendio. E ci sono tante storie che sono legate a questa tradizione delle mongolfiere. Per esempio, il lancio più lungo dimostrato proprio è quello che è avvenuto dal Monte Saccarello, e qui ci sono le foto, e dal Monte Saccarello è stata lanciata questa mongolfiera. Il Monte Saccarello è il monte più alto della Liguria, 2200 metri, e la mongolfiera è arrivata a Marina di Grosseto. Praticamente ha attraversato tutta la Liguria, nel senso della lunghezza, è andata a cadere in Toscana. E per quello che riguarda la tradizione, appunto, dicevamo che è nata quella delle mongolfiere, pare sia nata in Cina e sia stata importata poi dopo in Europa da dei religiosi. Noi abbiamo trovato un testo molto bello, L'arte di costruire le mongolfiere di carta, di un padre barnabita, Raffaele Martini, che era napoletano e faceva l'educatore a Firenze. E tra le altre cose, che anno è? Diciamo della fine del 1700. E tra le altre cose insegnava a questi rambolli delle famiglie fiorentine, più floride, eccetera. Lui insegnava, tra le altre cose, anche l'arte di costruire le mongolfiere di carta. Questo libretto lo abbiamo trovato qui a Dolcedo, quindi può essere anche quello
che ha veicolato qui questa tradizione. Comunque sicuramente è una tradizione legata alle feste religiose. A quando risalgono i primi ricordi, i primi indizi storici della presenza dei balui e delle mongolfiere in Liguria e specialmente nelle nostre zone? Noi abbiamo trovato proprio documentato che a Lucinasco nel 1899, e siamo andati nella biblioteca di Imperia e abbiamo trovato su una copia di un giornale che si chiamava Il Corriere della Provincia di Porto Maurizio, periodico amministrativo, politico, commerciale, agricolo, letterario, che nel numero del 16 settembre del 1899 riporta questa corrispondenza da Lucinasco, dove fa una dettagliata relazione di una festa che si è tenuta lì a Lucinasco e dice: poi felice ascensione di Faloni Ariostatici, qui 1899. E poi abbiamo trovato comunque diciamo verso l'inizio del 1800 già questa tradizione era documentata, vediamo qui. E si fa riferimento alle mongolfiere di carta anche in un libro molto bello, che tra l'altro io consiglio sempre di leggere, si titola La gloria che passò. È un libro che è ambientato in Iberia durante l'occupazione napoleonica. Diciamo che dal punto di vista del valore del libro vale quello che va, ci dà uno spaccato di vita, di come era appunto la vita in quel periodo, durante il periodo dell'occupazione napoleonica nell'imperio. E fa menzione di un canonico languasco che in Oneglia costruiva le mongolfiere, che cercò di ingraziarsi i francesi per avere disponibile la piazza, quella che oggi si chiama Piazza Ulisse Calvi, per poter far partire da lì una mongolfiera di grandi dimensioni che lui aveva costruito. E l'autore di questo libro, Vittorio Umberto Cavassa, che è stato per molti anni direttore del secolo XIX, appunto ci dà questo spaccato di vita di Impenti di Oneglia nel periodo dell'occupazione della Napoleone, e ci parla appunto anche della tradizione delle mongolfiere. E parliamo, la seconda volta che Napoleone è arrivato qui in Italia era 1805, quindi